Buongiorno, spero mi sentiate bene, sono all'aeroporto senza mascherina e cerchiamo di fare subito questa zuppa di porro e tra l'altro oggi è piuttosto semplice perché l'unico tema oggi di giornata, cari amici miei, mi sembra di essere il coronavirus. Poi parleremo anche di altre cose ovviamente, però poche rispetto al coronavirus di oggi. Vediamo subito i titoli dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera, una cintura per isolare il virus. Ormai sono 86-90 persone contagiate in Italia, ci sono due morti, i giornali ovviamente ieri parlavano soltanto di 76 casi, ma questo, come ormai abbiamo iniziato a capire, è un bilancio che si va aggiornando di minuto in minuto. Fino a ieri attaccavamo molto questo famoso paziente zero che avrebbe attaccato in Lombardia senza sintomi o comunque curato un'altra serie di persone, tra cui il 38enne che sta in situazione molto grave secondo la cronaca dei giornali, eppure il paziente zero secondo i giornali di oggi non lo è, non è un paziente zero. E in altri titoli, Nord Italia in stato d'assedio, dice il Fatto, che si rende finalmente conto, a differenza di ieri, che non c'è soltanto Renzi. È evidente che poi il fondo del giornalista Travaglio è solo e sempre dedicato alla sua ossessione a Renzi e a tutti quelli che a lui non stanno molto sulle, diciamo, in simpatia. Il Nord chiude, titola invece il giornale, e però in maniera piuttosto incredibile il titolo più politico oggi lo fa il Sole 24 Ore, ce l'ho qua. Virus, dal governo misure speciali, vedete il Sole 24 Ore, in Italia il numero più alto di casi. Beh, insomma, questo titolo del Sole 24 Ore ci porta verso il taglio fondamentale che poi daranno tutti quanti i giornalisti oggi, perché se c'è una cosa che bisogna dire, che questo governo di cialtroni, avete sentito bene che cosa dico, di cialtroni, ha fatto su questa roba qua, vi leggo i commenti che sono più importanti. Sallusti, non obbligare alla quarantena chiunque sia stato in contatto con la Cina è stato un errore fatale. E vado avanti, Miloslavo, la quarantena non è razzista, e sto parlando soltanto del giornale, ma vado avanti, Molinari sulla Stampa ci ricorda come l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia rimproverato il nostro governo per aver reagito in modo sbagliato. Il blocco dei voli aerei, ve lo ricordate che criticammo anche noi, non serve assolutamente nulla, ci arriva anche un bambino piccolo che se io blocco gli aerei diretti tra l'Italia e la Cina, ma possono arrivare da tutto il resto del mondo, sempre in Italia, con scali in Europa, non hai risolto assolutamente nulla. Eccola qua, è arrivata una persona durante la nostra conversazione e questo lo dice Molinari. Libero, Speranza deve addirittura dare le dimissioni, dice il duo Becchi e Palma in un articolo di fondo di Libero. Speranza sarebbe il ministro della salute che diceva che era tutto sotto controllo. Poi l'altro pezzo fantastico oggi è di Michele Brambilla, che vi segnalo sul Quotidiano Nazionale, anzi sul Resto del Carlino, perché il Quotidiano Nazionale, ogni suo giornale oggi ha un fondo diverso. Brambilla dice: dovevano pensarci prima il nostro governo a prendere sul serio questa epidemia, perché in realtà c'è stato ieri un consiglio dei ministri che, come sempre, in Italia poi si reagisce esattamente al contrario. Abbiamo fatto come 11 comuni sono tutti quanti sotto assedio, non possono uscire. Oggi c'è qualche giornale locale che dice che c'è difficoltà di far arrivare il pane in quei comuni. Le misure di ieri sera sono tardive, dice Brambilla. Dopo settimane, dice Brambilla, a bollare, stiamo parlando di Michele Brambilla, non sul giornale, non sul Libero, non sulla Verità, dopo settimane a bollare di razzismo e fascio leghismo, chi chiedeva la quarantena, che era la cosa più banale del mondo. Financo la Gazzetta Sportiva, per dirvi, oggi si è titola sul coronavirus dicendo che la Serie A è chiusa per virus. Noi sul virus primi in Europa, con la foto di Conte, ed è un simpatico fotomontaggio, simpatico si fa per dire, per la cialtronaggine al governo. Noi primi in Europa sul dice Conte, e riferito evidentemente alla chiusura dei voli. Sì, risponde la Verità,
per il numero di morti e per contagiati. Dal punto di vista tecnico, quindi, la grande critica che fanno tutti quanti i giornali a questo governo è quello di aver sottovalutato non tanto il virus, ma aver sottovalutato il suo possibile contagio, e per motivi ideologici, perché sarebbe stato razzista chiudere le frontiere, mettere in quarantena coloro che erano stati in Cina. Sarebbe stato razzista, come ha detto il governatore della Toscana, non controllare i 2500 cinesi che arrivano in Toscana. Sarebbe stato razzista o fasciolinista, come chiesero i governatori del nord, di chiudere alle scuole coloro, i bambini che erano stati in Cina, cosa che oggi probabilmente chiuderemo proprio le vere e proprie scuole. In 11 comuni sono chiuse le scuole, c'è uno stato di emergenza in Friuli, in Veneto, in Lombardia, proprio in quelle regioni in cui furono additati di fasciolichismo i governatori che avevano chiesto maggiore prudenza. Toc toc! Scusate, sapete che cosa è successo pochi istanti fa a proposito di fascioleghisti? Non è sui giornali, ma domani ne parleremo a Quarta Repubblica. È stata messa in quarantena la Ocean Viking, mi sembra, una delle navi, dei barconi che arrivano dall'Africa. Qualcuno di voi può credere davvero che in Africa ci sia un solo contagio? Ma comunque sarà tema sicuramente, oltre che di Quarta Repubblica di domani, anche delle nostre rassegne di domani sui giornali. Interessante, come sempre, il pezzo della Capua, cioè la virologa, peraltro, che volevano arrestare in Italia, oggi sulla Stampa, che dice che per la maggior parte si tratta di casi con sintomi lievi, quindi insomma paura ma non panico, e bisogna trattare questo coronavirus come una probabile brutta influenza. Certo, c'è gente che muore, c'è un grandissimo contagio, ma perché ci sono tante persone che ci accorgiamo? Semplicemente perché, dice la Capo, abbiamo iniziato a cercarle. Troviamo tanti contagiati perché abbiamo iniziato a cercarli, e dico io, chissà in quanti paesi ce ne sono altrettanti in cui non li stanno cercando. E vi dico io, e aggiungo, le conseguenze economiche di questa roba qua nelle tre regioni più ricche d'Italia, Veneto, Lombardia e forse Piemonte, le pagheremo i prossimi mesi. Tra l'altro vedremo domani le borse come apriranno. E dice altre due o tre cose interessanti la Capo che vi segnalo. Primo, per avere un vaccino non basterà un anno, quindi inutile che ci prendiamo per i fondelli. Seconda cosa, probabilmente questa epidemia continuerà fino alla primavera inoltrata. Direi che i pezzi di oggi sono più o meno questi, quelli più significativi, cioè tutti i pezzi che vanno soltanto in una direzione, nella direzione di cronaca, che raccontano la chiusura delle regioni più ricche del mondo, e di critica nei confronti del governo. Tre questioni di economia che vi segnalo, che sono fondamentali, perché poi non dobbiamo dimenticarci che il resto del mondo va avanti. Uno, Conte 2, secondo il Sole 24 Ore, nel frattempo, mentre si occupava del virus, cioè non se ne occupava, mentre si occupava dell'economia, cioè non se ne occupava, mentre si occupava della prescrizione, cioè non se ne occupava, mentre si occupava dell'immigrazione, cioè mentre non se ne occupava, sapete cosa ha fatto? Niente. Perché dice il Sole 24 Ore che dei 169 decreti attuativi delle leggi economiche fatte da questo governo, dei 169, sapete quanti ne hanno fatti di questi decreti attuativi? 2 su 169, l'1% di questi decreti, niente. E voi sapete che una legge senza decreto attuativo, soprattutto oggi, non ha nessun valore. E sapete quanti sono scaduti di questi decreti attuativi? 22. Continuiamo così. Insomma, il Conte 2, di cui non si occupa di nulla se non della sua sopravvivenza, insieme a Speranza, tutti i suoi ministri, Renzi che entra, Renzi che esce, Renzi che attacca, Renzi che si fa pace, nel frattempo non ha neanche fatto la base dei suoi compiti, cioè i decreti attuativi. Ubi, oggi vi segnalo sulla grande scalata che il governo ovviamente gli passa sotto al naso, d'intesa nei confronti della quarta banca italiana, che è UBI, parla un suo azionista fondamentale, l'imprenditore Radici, che dice: noi non vogliamo andare in intesa. Ultima questione è Fazzo sul Giornale, che diciamo prende un po' le difese di De Scalzi. Sapete che le nomine sono la cosa fondamentale di queste ore, 460, non fanno i decreti attuativi, ma state certi che le nomine le faranno tutti. Beh, insomma, De Scalzi viene attaccato dal Fatto Quotidiano, da Stefano Feltri, ma dice Fazzo essere Stefano Feltri in conflitto di interessi perché lavora o collabora con Luigi Zingales, economista liberale che sta all'Università di Chicago, grande nemico di De Scalzi. Vabbè, insomma, direi che per il momento è tutto, noi di questo dobbiamo parlare ancora molto. Saluto François Chevedora, Rita, Fabrizio e tanti altri che si sono collegati per questa diretta veloce dall'aeroporto, senza mascherina, e speriamo di non beccarci l'influenza. Ciao!